Ciao! Vi starete chiedendo, ma cosa succede? Come mai tutto scuro? Allora, oggi finalmente vi faccio il room tour della mia stanzettina, e questa è la porta della mia stanzettina, e ve lo faccio con il mio cellulare. Per chi non lo sapesse o volesse saperlo, comunque il mio cellulare è un Huawei G8. Adesso vediamo come va, perché non ho mai fatto video col mio cellulare, voglio provare perché in questo caso mi risulta più leggero e più facile da utilizzare. Quindi io direi di entrare. Qua c'è un po' più di luce, infatti probabilmente sbarellerà. Benvenuti nella mia stanzettina. Oggi non mi vedrete perché sono accaldatissima e quindi sono praticamente in pigiama con i pantaloncini cortissimi. Allora, questa è la mia stanzettina. Vi sto facendo una carrellata veloce e poi andiamo pian piano a vedere un pochino di più nel particolare. L'unica cosa, ragazze, non vi faccio il room tour da 52 ore come fanno le americane, che vi fanno vedere ogni singolo oggetto, perché sennò qua dovrei fare veramente un video che dura una settimana intera, perché c'è tantissima roba essendo comunque un laboratorio. Allora, io partirei dalla parte più noiosa ad andare alla parte più, diciamo, interessante, che è forse quella che vi piace di più. Allora, qui c'è il mio armadio, che è quello dove ho tutto il materiale creativo, la maggior parte, anche perché questo armadio probabilmente, se riuscirò a prendermi i mobili, sparirà, perché ho un progettino, diciamo, per come fare questa stanza, ma per adesso, siccome devo comprarmi diversi mobili, non posso, e quindi ci sta l'armadio. Allora, qui c'è tutto il materiale, come vedete c'è un gran casino, non sto lì a farvi il particolare di tutto, ci sono stoffe, ci sono gli oli che uso per fare alcune cose, qui ci sono tutti i vari dolcetti di Fimo già pronti, qua c'è il mio fornettino per il Fimo, qua ci sono ciondoli e cosettine varie di vario genere, perline, vabbè, qua c'è delle cose per fare le unghie che non c'entra niente, qua ci sono tutte le buste, imbottiture per le spedizioni, lassù ci sono i miei vari siliconi che uso per fare diverse creazioni e così, quindi niente di che. Passiamo alle seconde ante. Allora, anche qua c'è un casino, quindi abbiate pazienza, ma è così, più di così non riesco a mettere in ordine. Allora, qui sopra ci sono delle carte che utilizzo per le creazioni, c'è la plastificatrice mia imballata, quella che vedete lì nel nylon, poi qua in questo ripiano ci sono le cose alte che non riesco a far stare da nessun'altra parte, e poi ci sono le creazioni o da fare o da che sono metà e metà, sono quelle abbandonate, diciamo. In questa sezione ho tutti gli arnesi che possono servirmi, adesso non so, tipo questi morsetti, poi ci sono i bicchieri per fare la resina, altri bicchieri e cosine per fare la resina, li ho messi tutti qua. Dietro ci sono tutti i bicchierini, quelli che decoro con il vinile che poi vendo nei miei shop. Qua c'è le mie resine, stampi per resina che ho acquistato recentemente che devo mettere a posto con gli altri. E poi anche qui laggiù ci sono delle colle, delle vernici che utilizzo, e qua delle scatole dove, diciamo, tengo alcune creazioni già pronte che sono solo poi magari da montare. Ok, andiamo qui sotto. Allora, questo è un trapanino che uso, queste due scatole, come vedete c'è scritto stampi grandi, stampi piccoli per la resina, qui ho il gesso che utilizzo per fare i gessetti profumati, e lì ci sono altri stampi, altri, diciamo, accessori o cosine che possono servirmi sempre per la resina, così. Qui sotto, allora, qui sotto è un po' più complicato, ci sono alcuni colori acrilici in vasetto grande che non mi stavano nei cassettini, perché dopo vedrete che gli acrilici ce l'ho nei cassetti, altri stampi che non mi stanno più nelle scatole, e alcuni accessori o cose che riutilizzo
in vari modi, tipo quella è una coperta termica che usano sulle ambulanze, in realtà la utilizzo per fare delle cosine, delle creazioni. Laggiù c'è una valigetta dove invece ho tutti i vari arnesini per fare la manicure, queste cose qua, solo che la tengo lì perché è gigantesca e non so dove metterla. Poi, Madonna ragazzi, non immaginate neanche che caldo che ho. Allora, qui ci sono i rotoli del PVC che uso per fare le liquid dashboard, quindi non sto lì a soffermarmi più di tanto. Questa è la mia scrivania, non so se si vede un pochino lo schermo fa andare un po' in tilt il cellulare. Allora, partiamo da qua. Qui c'è il mio astuccino nuovo che ho preso da poco da Christian Lia, che è quella ragazza che vende su Facebook, da cui ho acquistato diverse cose. È bellissimo, guardate che carino. E quindi niente, ci sono le mie penne, gli evidenziatori che uso di solito. Questo è un diamante di carta olografica che ho realizzato da poco. Se siete tra quei pochi fortunati che sono sul mio gruppetto Facebook Yumi Sweet Life, avrete sicuramente visto che mi sto cimentando in questi oggettini fatti di cartoncino. Poi qua c'è un astuccio che utilizzo per mettere i washi tape quando, diciamo, vado a fare le scampagnate così. Infatti adesso è pieno di nylon solo per tenere la forma. Poi qua ci sono penne dorate che utilizzo con la silhouette, l'astuccio che usavo prima, vabbè, lo scotch appizzatrice, mi sembra che non è il caso di descrivervi ogni cosa. Qua portapenne con varie penne e varie cose che utilizzo. Volevo farvi vedere questo. A parte che è carinissimo, guardate che bello che è, troppo carino. Allora, chissà se riesco a aprirlo con una mano. Praticamente io questo qui lo uso per mettere quelle penne e quelle cose che le uso spesso, ma non sono bellissime da vedere, ecco, che rimangano un po' nascoste. Io le tengo qui dentro. Così un po' più carino, sai, se volete la vostra scrivania in ordine, così mi sembra una cosa carina. Io spero tanto di non tremare troppo con questa telecamera. Allora, poi vabbè, questa è una scatolina dove magari metto delle clips se capita. Questo è il mio kit d'emergenza per la sigaretta elettronica. Poi ho una calcolatrice, i miei occhiali, la custodia degli occhiali, la USB che avevo fatto in un video, e se andate un po' indietro nel tempo, diciamo nei video, sapete che ho realizzato questo hub USB a forma di bicchierino di Starbucks. Questi anche li ho realizzati in un video, sono dei libri finti fatti con delle vecchie agende, e io li uso come rialzo per il computer, quindi magari se vi interessa andate a vedere il video, vi metto poi comunque la I in alto a destra. E niente, questa è la mia scrivania. Ah sì, questo è anche il blocco, il planner da tavolo che ho realizzato in un video e vi faccio vedere come realizzarlo. Quindi anche qua vi metto magari la I. Non sto a farvi vedere tutto quello che c'è sul mio computer perché sennò diventiamo scemi. Allora, poi ho qui sulla scrivania, vabbè, ho ovviamente dei bigliettini da poter usare all'occorrenza. Ho questo libretto che mi è stato regalato da un'amica che utilizzo per appunto scrivermi le idee. Poi ho la mia tisana che mi faccio ogni giorno e adesso non ho bisogno. Ci ho messo il ghiaccio dentro, ah, è bella fresca. Un consiglio che vi do, che ho scoperto diciamo da poco, se le tisane che vi fate, magari che non so, bevete delle tisane drenanti come me per la cellulite, per la ritenzione idrica, se fanno schifo, perché il più delle volte fanno schifo come gusto, metteteci un cucchiaino di sciroppo, quello che si usa per fare appunto acqua e menta, così. Io adesso oggi ho messo la menta, un cucchiaino di menta. Di solito metto la ciliegia, no, l'amarena si chiama, scusate. E così cambia un pochino il gusto e diciamo, e non fa più tanto schifo. Poi qua cosa abbiamo? Allora, abbiamo il mio vecchio iPhone 4S, che rimane sempre in carica ormai da anni perché già non teneva più la carica, però lo uso perché ho delle applicazioni sopra che mi servono e quindi lo tengo sempre qui, quando mi serve ce l'ho qui. Poi ho i miei biglietti da visita, qua
quelli dello shop e quelli del canale. Quelli dello shop ovviamente li metto nei pacchettini, poi qua c'è uno smalto, non so perché. Qua è la mia lampada presa all'IKEA e questo è l'unico anno di cartone che non l'ho ancora finito. Praticamente l'ho preso un anno fa, era tutto marrone, no, color cartone, e poi l'ho cominciato a dipingere. L'ho fatto tutto bello glitterato, non so se si vede che è glitterato il bianco. Questo pezzo devo finirlo, tra l'altro qua forse si vede. E poi i capelli li ho fatti, sì, la criniera l'ho fatta tutta colorata, sfumata, e poi gli ho dato sopra un perlante. Solo che devo finirlo perché qua per esempio devo ancora dare la parte glitter, e poi poverino gli devo fare la faccia, però non ho mai tempo. Poi qua c'è la silhouette, la mia silhouette cameo che uso tantissimo ovviamente per farvi gli sticker e tutte quelle cosine lì. Poi allora io qui andrei un po' più veloce perché la parte è un pochino più professionale, quindi non so se vi interessa. Allora questa è una taglierina, vi faccio vedere, praticamente si fa così a tagliare e la utilizzo diciamo per fare un po' più dei lavoretti di precisione, però su pochi fogli. Invece quando ho tanti fogli da tagliare ho la ghigliottina qua, quella con cui ci si può tagliare le dita, infatti io mi sono tagliata un'unghia praticamente. E poi abbiamo lì sotto la mia stampante a getto d'inchiostro che amo. Questa è la nuova stampante che ho da qualche mese, da marzo, forse l'avevate vista nel mio gruppetto, la foto è su Instagram. È una bomba ragazzi, è una cosa allucinante, mi piace tantissimo come stampa benissimo, stampa velocissima, posso stampare anche su A3, è una cosa fichissima, ci piace tantissimo. E poi vi chiedete perché i miei lavori costano un po' di più, perché comunque io investo nella qualità per i miei lavori e vorrei che questo fosse ben chiaro. Allora, poi qui abbiamo la mia vecchia stampante laser che non uso più, una risma di carta 3 perché non so dove ficcarmela che è troppo grossa. Poi andiamo qui, allora qui abbiamo un po' di arnesi che uso ogni tanto, allora li tengo qui. Poi ci sono le clips che uso per fare le paper clip, delle pennine, dei pennarelli, non so, lì a una foto dei miei amici. Non sto lì diciamo ad annoiarvi più di tanto. Poi qua ci sono i miei pantone. Oh cavoli, avevo messo il dito sopra la telecamera, non ce la posso fare. Qua ci sono i miei pantone, questi sono i pantone Tria e non so se li fanno ancora. Questi sono quelli che usavo a scuola quando facevo scuola da grafico. E praticamente hanno tre punte, una cosa un po' strana. Hanno una punta grossa qui sopra e poi hanno due punte qui, vedete? Allora chissà se riesco, c'è questa minuscola e poi si toglie, se riesco, scusate, ecco, una mano non è facile, vedete c'è un'altra qua, però diciamo che la punta fine, questa qui, funzionava una volta su 10. Ok, magari a chi interessa io ve li faccio vedere. Poi qui abbiamo allora le mie Yankee Candle, ho un paio di queste e un po' di Tarte, di solito uso le Tarte, adesso ho messo una candelina dentro il coso. Poi ho appunto il cosino a fiorellino che non so come si chiama bene, l'ho comprato da poco, l'ho comprato un paio di settimane fa perché ne avevo uno classico piccolino ma si è rotto, quindi mentre che c'era ne ho approfittato perché questo è veramente bellissimo, mi piace un sacco. Poi qui sopra ho tutte le ricevute delle spedizioni e qui ho delle cosine che solitamente tengo da parte per mettere in omaggio. Aglio, ho battuto. Poi in questo affare qui ho tutte le buste per le spedizioni, quindi ho le buste grosse del corriere, buste medie, buste medio-grandi di carta, poi ho i cosi qua per le ricevute, qui ci sono i bigliettini e cose che metto nei pacchi, oppure i modulini per le raccomandate internazionali, altre buste. Poi qui ho tutti i reject,
Se siete anche qua, poi qui invece c'è cose a caso. Se siete nel mio gruppetto Yumi Street Life, saprete che ho aperto una nuova sezione che si chiama Reject, un po' come fa Dokibook, dove praticamente metto delle mie creazioni che hanno dei piccoli difetti e le ho scontate del 50%. Così magari qualcuno che non ha, diciamo, tanta possibilità, se le può comprare, magari hanno proprio delle cavolatine, tipo vi faccio l'esempio di questa, che è una dashboard olografica e ha praticamente la stampa qui che sembra un po', non si sa che cosa gli è successo ed è venuto così, ed è al 50%, ed è carina come cosa, ho visto che vi è piaciuta tanto, quindi buono. Ecco, allora andiamo qua sotto, qui un po' di sticker già stampati pronti da spedire nel caso vengano ordinati su Amazon. Ok, qui ho il tappetino grosso della Silhouette, andiamo sotto e qua ho tutta la parte elettrica, elettronica, ho delle luci per i filmati, poi ho questo aggeggio qua che è per caricare le batterie ricaricabili, poi lì ho i cavi e le batterie di ricambio della telecamera che oggi non mi serviranno, spero. Poi qua sotto ho invece tutta la parte di colori, quindi ho i miei carandash e colori, poi ho i gessi, i gessetti, gli Ecoline che sono tipo degli acquarelli in boccino, poi qui sotto ho tutte le taniche di ricarica per i Pantone, per quelli lì, poi qui ho ancora dei gessi, altri gessi, in questa scatola ci sono altri gessi, poi qua ci sono pastelli a olio, pastelli a cera e dei pennarelli particolari acquarellabili sempre della Carandash. Questi, allora, parte di questo materiale risale ai tempi delle superiori, appunto io ho fatto scuola da grafico pubblicitario, quindi gli Ecoline, i Carandash e i Pantone erano praticamente da comprare. Poi qui c'ho una macchina per il sottovuoto che non funziona tanto bene, la uso a volte per fare dei lavoretti perché poi ne abbiamo comprato un'altra per la cucina. Ah, qua allora, questo è un po' il cassetto del disordine, nel senso che ho delle cover per il mio cellulare, quindi alcune fatte da me, queste qui così fatte da me, questa tra l'altro con l'acqua dentro la potete vedere in un video che ho fatto, vi ho insegnato come farla, poi c'è questa qui che vi ho fatto vedere in un altro video, questa qua, anche questa vi ho fatto il video. Poi questa no, non vi ho fatto il video, però questa sì, vi ho fatto il video. E poi ci sono dei power bank, dei pezzi di cartoncini, qua dei documenti che mi servono, delle pile di ricambio, insomma un casino. Poi passiamo a questo cassetto dove ho allora delle custodie di CD che prima usavo per mettere i clear stamp prima di fare il quadernino. Poi ho la custodia, la scatola della Chos To Do, che è l'agenda olografica, che la tengo qui, perché dentro tengo la bustina di stoffa quando magari me la devo portare in giro. Poi qua ci sono degli accendini e qua le candeline che uso qui con questo. Poi abbiamo, ho un arapesco di scorta vecchia, che è quella che usavo prima, che non funziona tanto bene. Qua ci sono delle tarte, candeline tarte, quelle lì da mettere appunto in questo affare qua, che ho fatto io al gusto cioccolato. E se vedete hanno, gli ho fatto anche la forchetta, ma facciamo così. Solo che non riesco tanto. Ecco, le ho fatte, allora profumano al cioccolato, ma le ho fatte anche a forma di cioccolata. E se volete il video di come fare le tarte, io magari ve lo faccio, è abbastanza semplice, però bisogna avere comunque delle fragranze. Invece qua sono altre tarte che ho fatto sempre io, però le ho fatte recuperando la cera che è rimasta al fondo di una Yankee Candle, quella in formato gigante col barattolo. E era rimasta un po' di cera e non bruciava più perché lo stoppino si era consumato tutto e profumava ancora, mi dispiaceva buttare via quella cera lì, allora cosa ho fatto? L'ho sciolta a bagnomaria
e l'ho messa in uno stampo per il ghiaccio e ho fatto le tartine così con la cera recuperata, e almeno così posso ancora profumare la casa con quella cera senza averla buttata, che comunque mi dispiaceva. Qui c'è questo aggeggio che era di mia nonna, era in legno, l'ho tutto riverniciato, gli ho cambiato le cerniere, qui ho un po' di cose, nastri, ma più che altro ho tutto il materiale per la bigiotteria, per fare bigiotteria, ho i charm per agende, quindi non sto lì a farvi particolare cosa, perché sennò veramente già è lunghissimo sto video, è già un bel po' che smanetto qua. Ok, andiamo avanti. Qui ve lo faccio vedere di sfuggita. Allora, lì c'è la mia cabina armadio, ma è un casino e quindi per adesso non ve lo faccio vedere. Allora, qui ho colori acrilici, ma quelli un po' particolari, quindi quelli per ceramica, vetro e stoffa. Vado veloce, perché sennò... Allora, qua c'è il mio fimo, tutto il fimo, tutti i colori che ho, quello che uso per fare le mie creazioni. Poi qui abbiamo che mo cade tutto, aspetta, aiuto, ecco, sei bravo. Allora, qui invece ho tutte le varie cose che mi possono servire per il fimo, il tappetino che uso per il fimo, la carta forno, luci da scarpe trasparente, borotalco, poi stecchini, cannucce, un po' di cose varie, fil di ferro là dietro, qui ci sono tutti dei... degli arnesini, cose che uso poco, infatti li ho chiusi in una scatola perché non li uso, che alla fine faccio poi sempre tutto con le mani. Poi qua invece c'è tutti gli arnesi, le cose che possono servire con i colori acrilici, quindi ho delle ciotoline usa e getta, dei nylon, dei bicchieri, i pennelli, qua ci sono dei pennelli che hanno la punta di gomma, altri pennelli, i bicchieri dove tengo l'acqua, delle siringhe, queste sono delle ciotoline, dei set di ciotoline che sentite, c'è praticamente parte la più grande poi va sempre più piccolo per i colori. Questo è un rullino, qui tengo i pennelli, ve lo faccio vedere, ecco qua c'è tutti i pennelli in questa scatolina e casino. Questo lo tengo fuori perché non ci sta. Ok, passiamo all'altro cassetto. Qua ho proprio tutti i colori acrilici, sia quelli trasparenti, li ho un po' divisi per tipo, alcuni sono fatti da me, nel senso che ho magari preso un barattolo tipo questo, che come vedete dopo un po' fanno un po' pena, e l'ho buttato qui dentro. Aiuto, mi sta cadendo il telefono. Qui invece ho dei colori per il vetro, questi sono quelli spray che tutte usannano come se avessero scoperto l'acqua calda e che poi li potete fare anche voi, ragazze, li potete fare anche voi, prendete degli spruzzini spray e dai cinesi li vendono, perché so che li vendono in tutti i cinesi, prendete dei colori acrilici, li rendete liquidi ed ecco a voi i colori spray. Allora, questa è la scrivania da cui vi giro i video e da cui vi faccio le foto che vedete su Instagram. Qua ci sono le mie due luci a LED, che sono così, sono un po' spartane, per chi è un po' esperto, così capirete che sono un po' spartane, però le mie possibilità economiche sono queste. Cerco di farvi dei video con la qualità maggiore che posso con le possibilità che ho e spero di fare dei bei video, almeno io ci spero. Ecco, questa è la mia telecamera che uso di solito, poverina, tutta scassata, ce la fa più dopo 3 anni e per dei pezzi praticamente. E poi qua ho tutti i vari sfondi, quindi cartoncini che utilizzo come sfondo, non sto lì ad andare troppo nel particolare. Qui ho tutti i rotoli di vinile che utilizzo per fare le scritte in vinile, le cose in vinile che vendo anche nei miei shop, quindi anche lì non mi soffermo più di tanto. E quindi partiamo con la libreria che tanto vi piace
e che avete visto su Instagram, avete visto su Facebook, l'avete vista un po' dappertutto. Allora, adesso sposto la sedia qua, la poltroncina. Questo peluche l'ho comprato all'IKEA, costa 15 euro ed è quello sintetico, perché ovviamente io non volevo comprare quello di vera pecora, poverina, mi dispiaceva, e ho preso questo qua sintetico che è morbidoso e bellissimo lo stesso. Allora, spostiamo la poltrona. Allora, qui ho dei libri, ci sono dei libri di alcuni youtuber, come i libri di Clio Makeup, forse c'è anche quello di Carlita Dolce da qualche parte, credo, questo. No, non è questo, questo è di Carlita Dolce, ma poi per il resto sono tutti, allora, libri, allora, questi qua sono proprio di cosmetologia, manuale di cosmetologia, dizionario di cosmetologia, sono testi universitari. Poi ci sono alcuni libri appunto un po' più leggeri, la cosmesi naturale, creatività e business, che questo me l'ha regalato una cara amica, piante cosmetiche, così. Poi ho questo libro bellissimo che stavo leggendo, Girlboss, che mi piace tantissimo. E poi cosa c'è qua? Ah, il fisco per creativi, ok, che anche questo me l'hanno regalato. Poi c'è un diario che uso per gli appunti, e questo qui è quello che si prendeva con i pandistelle. Qui dentro, in questa specie di lavatrice, che è una scatola, ho tutte le ciabatte, prese di corrente, prolunghe, queste cose qua. Poi questo è un beauty di Hello Kitty che arriva dal Giappone, perché io una volta avevo un sito internet dove importavo dal Giappone tutta la linea di Hello Kitty giapponese, perché qua non c'era in Italia, solo che poi chiaramente è cominciato ad arrivare in Italia da Sanrio con camomilla, e quindi il mio sito è andato un po' così così. E allora, poi qua vabbè, orologio, qui ci sono i famosi raccoglitori di DocuBook che vi ho già fatto vedere, in uno gli sticker, in uno i clear stamp, e adesso gli altri due sono vuoti. Questo è un cosino che poi ho riempito con i marshmallow di Fimo fatti da me. Allora, qui ho questa cassettiera che l'ho presa al Lidl, era la parte rosa che vedete era nera, l'ho verniciata. Comunque ho tutti i tipi di carta, soprattutto quelle per gli sticker, adesiva opaca, patinata, lucida, PVC e bla bla bla. Poi qui ho i cartoncini colorati, qui ho proprio la carta da stampante, quella formato A4, poi ho i lucidi, non i lucidi, scusate, i tre acetati, e qua ho invece i vinili iniziati. Lì sono solo cartoncini, qua sono praticamente scatole vuote, che mi piaceva però come stavano esteticamente. Qui ho carte colorate da fotocopia, cioè quindi carta da stampa normale colorata, e qui ho le carte fotografiche, vari tipi di carta. Passiamo invece qua sotto. Allora, qui sotto ho, qui ci sono più che altro cose per la silhouette, ho il kit per fare i timbri, e poi ho vari termotrasferibili, poi ho alcuni pouch per la plastificatrice, buste colorate da lettera, ecco, così un po' così. Poi qua invece, che è più pesante, allora ho le carte scrap, queste qua con gli album così, poi ho, questi sono i pouch più grandi per le, per la plastificatrice, ecco, voilà. Poi ho appunto questo, poi ho questo qui dorato così, poi ho quelli del Lidl, poi qua ce n'è altri, questi qua sono i cardstock colorati, prese l'IKEA, questi, cioè ho tutti gli album di carte da scrapbooking che mi piace tanto acquistare, ma poi uso poco perché sono proprio un genio. Qui c'è altra carta da stampa colorata, però è sigillata, quindi la lascio qui. Qui ci sono altri cartoncini colorati, ma sono sigillati. E poi appunto altre carte, pouch per la plastificatrice, questo è un album da colorare,
e qua ci sono invece degli album da disegno, cioè da sketch, diciamo da schizzi, che tengo qui per quando faccio disegni. Ah, qui c'è anche un album da colorare di Hello Kitty con gli sticker che, come sapete, a me piace Hello Kitty. Poi, oh, aiuto! Allora, passiamo ai cassetti sotto. Allora, qui ho tutta roba per impacchettare i refill, quelle cose lì, le bustine, i nastri, tutto quanto. Poi, qui sotto tutta la parte di arnesi elettrici, quindi ho il trapanino, il fondo embossing, le punte per il trapanino, ferro da stiro, l'affare per gli strass che adesso uso come fuse, vedete che ho le punte qua, poi ho un saldatore stagno, perché se vi sembra strano ma saldo anche stagno. Voi mi conoscete solo per leggende, ma in realtà io faccio tante tante cose. Qua ho tutte le colle, quindi ho colle spray, colle siliconiche, colle acriliche, colle alcoliche, tutte le colle del mondo che utilizzo per i miei progetti e per i miei lavori. E poi qui sotto ho i vari scotch isolanti, scotch di vari genere, questo qua in alluminio per esempio, di adesivo, così. Poi ci sono, questo per esempio è una penna per poi applicarci sopra il foil, colori alimentari in gel che utilizzo per varie cose. Qua ci sono tutte le pinze e le tronchesine per fare la bigiotteria, cacciaviti, carta vetrata e via dicendo, sono tutti, diciamo, più che altro attrezzi. Qui sopra, telefono di Hello Kitty che arriva dal Giappone, che non posso usare in Italia, infatti quando me lo sono comprato per me l'ho attaccata alla linea telefonica, non si sentiva niente, frusciava tutto, e quindi alla fine lo uso solo per abbellimento. Cornice presa all'IKEA, candelabri presi all'IKEA, candele prese all'IKEA, questa cartella, diciamo così, l'ho presa al negozio della mamma di Claire. Poi questo è il power bank che vi ho fatto vedere nel video di un ordine che avevo fatto da Christian Lia, questa ragazza che vende su Facebook. Poi questo è un ventilatore di Hello Kitty che vorrei tanto usare in questo momento. Queste sono i bicchierini che faccio io, in realtà sarebbero per mettere le candele. Poi qui dietro c'è tutta la mia collezione di washi tape, ci sono sia quelli del Lido sia altri. Poi vi avevo fatto anche un haul di un acquisto che avevo fatto su eBay di washi tape, quindi andatevelo a vedere se volete magari vedere un po' di più. Poi qui invece c'è la mia collezione di mi sfugge come si chiama, Tumblr dovrebbero essere, comunque li sto un po' collezionando perché mi piacciono tanto. Allora vi dico un po' dove li ho presi, così. Questo qui, aspetta che ve lo metto a fuoco, ecco. Allora questo qui che ha l'acqua così e c'ha i glitterini dentro, vedete? Questo l'ho preso da Accessorize e ve l'ho fatto vedere nel video dell'haul di Accessorize. Questo l'ho preso da Christian Lia, sempre quella ragazza, e ha i glitter dentro. Sentite che fa che si attaccano sopra al, diciamo, alla plastica. Infatti è carina come cosa. Comunque l'ho presa da lei e voglio, se riesco vorrei farvi il video dell'haul, perché avevo preso diverse cose però non ho ancora avuto tempo di girarvelo. Poi questo invece l'avevo preso da casa, mi sembra che si chiama, sia questo che questo, però non erano così, erano molto semplici, senza scritte, senza niente. Questa qui l'ho fatta io in vinile, con un vinile particolare stampabile che ho, quindi ci posso stampare sopra qualsiasi disegno. Come vedete ho stampato l'unicorno con tutti i suoi vari particolari, ed è così, ho scritto 100% unicorn. E l'altro invece l'ho fatto così, con la scritta in vinile tutta dorata, ho scritto Barbara, e poi siccome mi era caduto e si è aperto, cioè la camera interna si è aperta, si è staccata da quella esterna,
Ho ben pensato, ma visto che si è aperto, io adesso gli metto l'acqua dentro per farlo simile a questo. E infatti l'ho fatto con l'acqua, però l'ho fatto rosa l'acqua. E non so se vedete, c'è tutti i glitter dentro. E poi l'ho fatta un po' più gelosa, così i glitter rimangono un po' più sospesi, perché invece questo qua, come vedete, i glitter vanno in basso praticamente subito, vanno giù e mi dispiace, e invece qua rimangono sospesi. Questa è la bacchetta magica che vi ho fatto vedere nel video haul di Accessorize. E poi, allora, andiamo prima con le cose più semplici, ok? Allora, questo è un altro beauty di Hello Kitty, questo arriva dal Giappone, anche questo, perché comunque qua in Italia non era commercializzato, fatto così. Questi due invece erano commercializzati in Italia qualche anno dopo, che li forniva Camomilla, l'importatore italiano di Sanrio Hello Kitty, e quindi me li ero comprati. Poi, allora, questa è una lampada che ho preso all'Lidl, non c'era la corona sopra, la corona l'ho presa dai cinesi. E praticamente al telecomando può diventare tutti i colori. Questa scritta Love di legno l'ho presa all'Lidl. La campana di vetro l'ho presa da Maison du Monde, mentre il dolcino che c'è dentro l'ho fatto io. Speriamo che si veda. Comunque continuo a mettere le dita davanti. Questo dolcino l'ho fatto io. Poi abbiamo una pallina con la neve a forma di dolcino che l'ho presa a Maison du Monde. Questo anche è una decorazione di Natale, l'ho presa a Maison du Monde. Questa è una decorazione di Natale, l'ho presa da Maison du Monde. Mentre questi tre sono appartengono a mia nonna, cioè erano di mia nonna, adesso sono miei, però sono carini e li tengo lì. Poi zuccheriera comprata mi pare da Leroy Merlin, e anche il salvadanaio che vedete qui, mentre le due tazze col coperchio, che sono queste qua così, le avevo prese da Maison du Monde. La cornice l'ho presa all'IKEA, il coso dentro l'ho fatto naturalmente io. Questi due sono due gessetti profumati che poi ho decorato anche col silicone e sembrano dei cupcake, non so se riesco a farveli vedere meglio, e li ho fatti io, mentre in centro quel piccolo cupcake è un portabigliettini e l'ho comprato da Maison du Monde. Poi scatola dove c'era la colomba di Pasqua un po' di anni fa di Hello Kitty, quindi l'avevo presa al supermercato. Questo stand con tutti questi dolcini bellini bellini, a parte questo, questi qua così di legno, l'ho preso da Maison du Monde e vi danno proprio tutto insieme, sia questo qua che i dolcini. Questo dolcino l'avevo preso a Milano in una fiera di creatività. Questa collana pan di stelle l'ho fatta io, questa è una scatola dove c'erano dei cioccolatini, ma in forma di cioccolata, quindi vado veloce. Poi, mamma mia ragazzi, sto sudando come non so cosa. Allora, queste due coppe gelato le ho fatte io, e erano, diciamo, i porta biglietti da visita che tenevo sul mio banchetto quando facevo le fiere dell'artigianato, e adesso le ho messi qua. Poi qui dietro invece abbiamo questo affarino qua così, con questi dolcetti di stoffa che sono bellini bellini, e l'ho preso all'IKEA. Vi danno sia i dolcini di stoffa che questo affare qua di carta. Questo invece è un amigurumi che mi ha fatto una ragazza, abbiamo fatto uno swap, lei mi ha fatto questo amigurumi a forma di dolcino e io le avevo fatto un braccialetto con tutti i dolcettini di Fimo attaccati sotto. Cos'altro vi posso far vedere? Allora, questo tavolino, ho questa lampada con il sale rosa dell'Himalaya che accendo quando sto qui, è molto rilassante. Una candela che ho preso all'Lidl, questo l'ho preso all'IKEA. Poi ho questi specchi che sono degli specchi di vecchi mobili di mia nonna, che si erano rotti i mobili, però avevano questi specchi dentro perché c'erano tutte le tazzine, quelle cose lì. Sono andata dal vetraio, me li sono fatti tagliare a forma di cerchio e ci metto sopra le cosine così di là. Nella cabina armadio ce l'ho nella mia postazione trucco con tutti i profumi sopra. Poi questi Hello Kitty qua,
me li hanno regalati, me ne hanno regalati un sacco, ma io li adoro e li metto dappertutto. E poi questo qui in realtà non dovrei farvelo vedere, ma vabbè, ormai è lì, è un progetto che sto facendo e vi farò il video a breve. Questa è una borraccia di Hello Kitty. Questo è il quadretto di cui vi ho fatto il video. Se c'è qualche appassionata di make up magari può gradire. Non vi ho fatto vedere questo. Allora, questo l'ho preso all'IKEA e l'ho riverniciato di rosa. E niente, ci tengo le carte scrap, le carte glitter, le carte olografiche, e qua dei progetti magari iniziati di carta che non voglio perdere, non voglio rovinare, stropicciare. Qua su ho questa lavagna magnetica dove mi appendo o le bollette da pagare o gli ordini quando mi ricordo di metterli lì. Ho ancora questa cassettiera che non vi ho fatto vedere. Qui non sto a farvi vedere più di tanto perché ho dei documenti miei, quindi non vorrei mai. La tavoletta grafica, quella che uso per disegnare i miei personaggi, e poi delle punte per i cacciaviti, cose un po' così. Ok, poi passiamo qua sotto dove ho tutti i vari tipi di strass che utilizzo anche per le mie creazioni, tutti i vari pennarelli 3D che utilizzo anche qui per le mie creazioni, e qua ce n'è altri. Poi qua ho tutti i glitter, quindi glitter e paillette che utilizzo appunto sempre nelle mie creazioni, quindi niente, sono glitter quindi non sto lì più di tanto. Qua ho tutte le pistole di colla a caldo. Come sapete, io facendo dei lavori con le colle a caldo colorate preferisco avere una pistola per colore, perché altrimenti sennò quando cambi la cartuccia cambi colore, è più quello che si spreca, che praticamente mezza cartuccia va via solo per fare il cambio colore, quindi un po' uno spreco secondo me, e quindi preferisco avere piuttosto una pistola per colore, ma almeno riuscire a lavorare decentemente, e quindi ho tante pistole. Questo qua lo uso come base lì per far sgocciolare la colla. Poi questa è l'ultima, e qui ho delle sabbie colorate, delle pietruzze colorate, dei farini così che non so come si chiamano, sono delle finte pietruzze di plastica colorate, varie cosine che utilizzo per le mie creazioni, quelle dolciose, e le uso appunto come, che ne so, finta granella di cioccolato oppure decorazione pura. Ecco, vabbè, il tritacarta, e qui ho semplicemente chiavette USB, mouse di ricambio, cose così. Qua ho lì dentro la carta formata 5, quelli sono solo dei cestinetti. Ecco, poi ancora, vabbè, se volete vederlo, ho un camice appeso alla porta, un camice che utilizzo quando non mi voglio sporcare, so che mi dimentico sempre di metterlo. Poi veniamo probabilmente al pezzo forte e al motivo per cui mi avete tanto chiesto il room tour, le mie agende. Allora, vi farò un po' l'elenco di tutte, non ve le faccio vedere tutte dentro perché veramente sennò è tutta troppo lunga, ragazzi. Allora, partiamo da qui. Allora, questa qui è la mia Webster page colore light pink, che poi pink non è, e su cui ho anche la decorazione permanente che ve l'avevo fatta vedere quando vi ho fatto il video setup un po' di tempo fa, e lì e non la sto più usando, aiuto, perché ogni tanto cambio, ecco. Poi vabbè, non è stato molto amore con questa agenda, è molto carina, molto bella, però poi ho comprato delle agende successivamente che mi sono piaciute molto di più di lei, e quindi non c'è più tanto amore tra me e lei. Questa qui è rosa fluorescente, e io spero che si veda che è rosa fluorescente in video, perché tende sempre a venire di un colore più fucsia, ma è proprio rosa fluorescente come l'evidenziatore, ed è molto bella.
Questa è una Marion Smith in colore neon pink, è un colore bellissimo ed è tra l'altro un'agenda rarissima, perché se ne trova una su un milione, e purtroppo questa agenda aveva un problemino: all'interno si formavano delle macchie da sole, e tutte le agende che di questo colore Marion Smith neon pink che troverete probabilmente avranno queste macchie. Infatti mi dispiace un po' che ha queste macchie. Il ciondolino, il charm, naturalmente l'ho fatto io come tutti quelli che vedete qua, tranne questo che ho comprato, ma è la volpina, anche questa l'ho comprata. Poi qui abbiamo la macaron famosa, quella che vi ho fatto il video dove appunto è stato un mega acquisto fallimento, però la tengo qui comunque, non la uso, come vedete è vuota, gli ho messo il ciondolino così, però non la uso. Questo invece è il mio amore, la Marion Smith, sempre in Luscious Pink si chiama il colore, come vedete è quella che ha la Marion Smith è quella che ha sempre questi cuoricini dorati all'interno, infatti anche quella neon pink ce li ha e io le adoro per questo. Questo è il mio unicorno, ci ho messo tanto a trovarla ed è stato bellissimo anche la storia, ve l'avevo raccontato su Facebook. E questa qui invece è la Doki Book Rose Gold che avete visto nel video, gli ho fatto questo ciondolone col campanello, che era il campanello che avevo messo una volta su questa, però qua ci stava meglio, ecco. E niente, sono contenta, mi piace ed è una delle agende che comunque sto usando, perché ne uso diverse contemporaneamente, ma non tutte, però la sto usando. Poi questa altra Marion Smith, perché io sono una appassionata di Marion Smith e le ho collezionate tutte. Questa è la Peachy, si chiama, color pesca con i cuoricini dorati di fuori, e dentro invece non ha i cuoricini come al solito perché li ha fuori. Un'altra agenda che mi piace molto e la uso come ricettario per le ricette cosmetiche, perché come sapete io mi faccio i cosmetici in casa, le creme, gli shampoo, tutto quanto. Ok, poi questa qui, altro charm naturalmente fatto da me e che potete richiedermi naturalmente, che potete acquistare, però solo su ordinazione, non li vendo nei vari shop già fatti. Quindi è una cosa che mi dovete richiedere e io ve lo faccio apposta per voi, come dire, mi dite il colore che lo volete, tutto ve lo faccio come volete. Questa è un'altra Marion Smith e il colore è il color acqua, è anche una delle mie preferite, è diventata la mia agenda per il canale, gli ho applicato quel vinile stampabile che ho con l'unicorno, quindi è diventata così, bella bella con l'unicorno. E poi la disc agenda che vi ho fatto vedere nel video, quella sempre anche questa color acqua, con i dischi che non ho ancora incominciato, pensate un po', quindi non sto lì a... Poi ho questo ciondolino così con la balena, troppo bello, che io lo voglio mettere a questa qui azzurra. Questa qui azzurra è la A-Book che ho acquistato su AliExpress e vi ho fatto anche il video, una bellissima agenda economica, veramente bella, che vi straconsiglio se diciamo avete pochi soldi e volete un'agenda carina e non una schifezza, questa ve la straconsiglio, non comprate questa qua che è la Macaron, lasciate perdere veramente. Questa è la mia Kiki K A5 Lilac, la mia prima agenda in assoluto ad anelli, c'è un po' di tutto dentro, ma non la sto usando, dir la verità, ho un setup in mente ma ve lo farò vedere più avanti. Poi questa qui è una Paper Chase, così, che mi ha regalato, sorpresa sorpresa, un'amica americana, mi ha spedito questo rack
con questa agenda dentro, sono rimasta scioccata, che tra l'altro è la stessa signora americana che mi ha aiutato a trovare questa e mi ha aiutato in un modo veramente splendido e fantastico, infatti poi siamo diventate amiche e tutto quanto, e mi ha mandato questa agenda, stupenda. Poi questa è la DocuBook Constellation, quella che vi ho fatto vedere nel video, quindi non so soffermarmi più di tanto, e passiamo invece a uno dei, diciamo, pezzi forti di, delle mie preferite, come sapete, un'altra Marion Smith, e questa è la versione gold, che è l'agenda più gold che io abbia mai visto, perché è quasi a specchio, è una cosa stupenda questa agenda, infatti fa sfigurare alla grande la DocuBook Gold che avevo comprato nella sezione Reject, che già questa brillava, però cioè, non c'è paragone, ragazzi, è una roba allucinante. Infatti quando mi è arrivata la Marion e l'ho messa vicina a questa DocuBook ci sono rimasta malissimo perché la DocuBook praticamente sembra opaca. Ok, poi andiamo avanti, questa è la Love Doki che ho preso su AliExpress ed è quella che uso per il lavoro e che a breve vi farò il video sul setup che utilizzo per il lavoro, quello degli shop eccetera. Gli ho fatto questo charm un po' improvvisato con questi gelati così, visto che ha tutti i gelatini, e niente, andiamo avanti. Poi questa qui è sempre una Love Doki, facciamo così, ecco, una Love Doki formato personal ed è la seconda agenda che io ho acquistato, diciamo, in tutta la mia vita, subito dopo la Kiki K. La cerniera si chiude, l'avevo presa da Spree Now. E poi queste agende sono diventate disponibili su AliExpress e quindi alla fine adesso si comprano su AliExpress. Poi passiamo all'ultima e al pezzo forte, questa è l'agenda olografica che vi ho fatto vedere appunto nel video haul, ve ne ho parlato tantissimo e quindi non sto lì ancora, diciamo, a soffermarmi. Come vedete sto facendo il setup, quindi anche questa probabilmente a breve vedrete il setup, e quindi niente, non vi anticipo niente, la rimettiamo qui e niente, e le agende sono finite. Questo l'ho preso, non ve l'ho detto prima, questo l'avevo preso da Zodio a Milano, io non sono di Milano quindi c'ero andata casualmente. Era rosso con tutte le palline bianche, questa parte glitterata non c'era e io praticamente l'ho riverniciato, ho cambiato le palline, ho messo quella cosa glitterata, ho modificato completamente, ho anche cambiato proprio le lampadine, ne ho messe di più potenti, infatti psh, questo è come diciamo come si accende, no? Carina. Poi questo invece è il mio iPad e questa custodia l'avevo presa da Claire's, iPad che tra l'altro probabilmente venderò, quindi se vi interessa un iPad 2 64 giga 3G fatemi sapere e magari guardate anche su Facebook sul mio profilo, proprio il mio profilo Barbara di Away Fairy, che probabilmente a breve metterò l'annuncio di vendita, naturalmente vi do 1000 custodie, accessori vari insieme e niente. Allora, io spero davvero che questo video room tour vi sia piaciuto, spero davvero di non avervi annoiato perché è venuto comunque lunghissimo e quindi spero di, ecco, di proprio non avervi stufato da dire che stress, e non vi ho fatto vedere il carrellino perché e volevo farvi un video dedicato solo al carrellino, se per voi va bene, perché altrimenti sto video veramente diventa una cosa oscena, quindi vi farò poi un video solamente per il carrellino, anche perché voglio sistemarlo un po' e quindi volevo poi farvelo vedere una volta sistemato e aggiornato, e anche perché non è che c'è granché, c'è timbri e cose a caso sopra e niente. Allora, io vi mando un bacione grandissimo, spero
davvero 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 che il video vi sia piaciuto. Mi raccomando, se questo video vi è piaciuto, mettetemi un pollice su e lasciatemi un commento, ditemi cosa vi è piaciuto, cosa non vi è piaciuto, e se avete visto qualcosa che non vi ho detto cos'è o dove l'ho preso, chiedetemi pure, non c'è problema. Come sapete, io rispondo sempre, magari non subito, ma comunque rispondo. E se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, condividetelo tantissimo su Facebook, su Google Plus, ovunque voi vogliate. Vi prego di aiutarmi a far crescere il mio canale, vorrei veramente farlo crescere un pochino, perché adesso è 3 anni che sono con voi e spero davvero che, diciamo, siamo diventati un po' amici e che comunque mi aiuterete un pochino a far crescere il canale. Niente, io vi saluto e vi mando un bacione grande. Ci vediamo prossimamente con un nuovo video e un bacio. Ciao!